della retina, una malattia grave dell'occhio. Come interviene il chirurgo oculista? Con quali risultati? E quali sono le cause di questo distacco, di questa malattia? La sua integrità è essenziale per la nitidezza delle immagini. Parliamo della retina, la membrana più interna dell'occhio, una pellicola fotografica naturale e molto sensibile, che in certi casi può letteralmente staccarsi. La retina può distaccarsi per delle cause predisponenti, se ci sono delle zone di debolezza della retina stessa, per dei fori che si creano nella retina, dai quali poi entra del vitreo o dell'acqua che l'occhio produce e scolla mano a mano gradualmente la retina stessa. Un evento non frequente, ma che può portare a una grave diminuzione della capacità visiva. Un'ombra in corrispondenza del naso, più o meno, che si estendeva per circa un terzo del campo visivo. Il paziente può riferire come sintomi la visione di lampi di luce, di flash, o la visione di corpi mobili, tipicamente delle mosche volanti, dei filamenti che possono essere descritti anche come visione di capelli o cose simili. Ovviamente non sempre queste visioni sono poi conseguenti a, o predisponenti a un distacco di retina, è un avvertimento però per fare un controllo dall'oculista. A rischiare di più sono soprattutto le persone con miopia elevata, oltre le 7-8 diottrie, ma anche i pazienti operati di cataratta e gli ultra cinquantenni. In questi casi è sempre bene fare una visita annuale dall'oculista per vedere il fondo dell'occhio. L'oculista stesso potrà individuare se ci sono delle aree a rischio della retina ed eventualmente anticipare l'eventuale rischio di insorgenza di distacco di retina con dei trattamenti profilattici con un trattamento laser. Quando il danno invece è ormai esteso, per il paziente si aprono le porte della sala operatoria. Ecco le soluzioni oggi possibili. Il distacco di retina si può risolvere con due tecniche chirurgiche. La prima, che è meno invasiva, si chiama cerchiaggio episclerale, consiste nel mettere una benderella, generalmente in gomma di silicone, esternamente all'occhio. La seconda, che è più invasiva, si chiama vitrectomia, consiste nel rimuovere il gel vitreale che è interno all'occhio stesso.